Bentornati a una nuova puntata di Overtime Sportall. Vediamo nel nostro sommario basket. Il Basket Scauri vince anche a Catanzaro. Si rialza la Fabiani. Meta Basketball Formia vince lo scontro diretto. Nel volley, brutta sconfitta per la Pallavolo Minturno. La Marzocchi Fondi vince con autorità. Atletica leggera, sole e temperatura mite per la Corris Perlonga. Apriamo la nostra trasmissione con questa settimana uno sport molto particolare, con il flyboard. Abbiamo in studio Toto Magliozzi. Toto, allora parlaci un attimo di questa disciplina. Bene, allora questa disciplina è una disciplina nuovissima, divertentissima, è divertimento allo stato puro ed è molto semplice. È tra gli sport acquatici sicuramente quello più semplice, perché dopo pochi minuti, in media 5, chi ci mette 1, chi 10, è già possibile divertirsi e volare con questo semplice oggetto che sta qui. Praticamente funziona così: il flyboard viene collegato alla moto d'acqua attraverso un tubo di 18 metri e il getto della moto fuoriesce dai due lati del flyboard e porta in alto le persone, che così possono fluttuare, volare un po' come Iron Man, se vuoi, sull'acqua. Da lì poi, dopo le prime volte, nascono tutta una serie di evoluzioni, capriole, backflip, eccetera eccetera, però diciamo quello è un passaggio un po' più complicato e più sportivo. Però chiunque può provare la sensazione di volare su questo semplice oggetto. Beh, sport diciamo sicuramente nuovissimo e molto spettacolare. Ha dei limiti legati all'età, legati... Sì, allora, dei limiti più che altro normativi. La normativa della Capitaneria di Porto è nuovissima, è del 2014, perché si tratta comunque di una disciplina nuova, come dicevamo, e limita l'utilizzo a persone maggiorenni, cioè quindi si può fare soltanto dopo i 18 anni. Per il limite massimo invece non c'è nessun limite, noi l'abbiamo fatto provare anche persone, diciamo così, attempate, sicuramente oltre i 60 e 70, e sono quelli che si sono divertiti di più alla fine, perché è semplice, è sicuro, noi li portiamo ad un'altezza chiaramente limitata, diciamo il flyboard può raggiungere anche 15 metri, il nostro, alcuni anche 18-20, però se una persona lo prova per la prima volta, noi lo alziamo di un metro, un paio di metri, quindi ha una sensazione comunque di volare, comunque molto forte, però si trova a un'altezza sicura per poter cadere, tuffarsi nell'acqua. Tra l'altro il tuffo è rallentato perché invece di cadere di soppiatto, noi piano piano lasciamo l'acceleratore e il flyboard si poggia nell'acqua, quindi è un tuffo anche meno d'impeto di quello che farebbe normalmente da una caduta da 2 metri, 1,5 metri, poi dipende anche, vediamo anche la stabilità della persona, quindi è assolutamente sicuro, non comporta particolari problemi dal punto di vista fisico. È chiaro che bisogna avere un minimo di diciamo una normale prestanza fisica per poter eseguire una cosa che è comunque sportiva, insomma. Certo. Ma non è tanto più faticoso che andare, non so, in bicicletta o fare una bella scarpinata in montagna. Vediamo alcune dotazioni di sicurezza che sicuramente verranno utilizzate durante le evoluzioni. Sì, le dotazioni minime di sicurezza sono rappresentate appunto dal caschetto di protezione, che evita più che altro che si possa urtare la motocicletta. Tuttavia noi, quando l'utente si trova a una distanza tale dalla moto che potrebbe urtarla potenzialmente, piano piano lo facciamo riscendere in acqua, quindi evitiamo già un impatto, sì, un qualsiasi impatto. Tipo di impatto, però per sicurezza e per normativa bisogna indossare il casco di protezione, il giubbotto di salvataggio che aiuta al galleggiamento, sebbene il flyboard anche galleggia e quindi in acqua di solito ci si trova tranquillamente sopra il livello del mare e si sta sereni, insomma, quindi non è che si va sott'acqua giusto nel momento in cui si cade come un semplice tuffo. Un'altra cosa che prima ho dimenticato di dire, sempre della normativa, è che bisogna saper nuotare. Ecco. Non perché si nuoti in realtà, perché è tutto galleggia e quindi si rimane comunque a galla. Più che altro perché questo dà una confidenza con l'acqua e perché un po' tutte le attività marine, sportive, anche se
si indossa il giubbotto di salvataggio, certo, vengono effettuate soltanto da persone abbastanza abili nel nuoto da poter eventualmente supplire in caso di emergenza. Voi dove fate flyboard? Allora, noi lo facciamo stabilmente, tra virgolette, a Vindicio, nella spiaggia di Vindicio di Formia, per tutti gli utenti che vogliono provarlo o farlo provare a qualcun altro. Tuttavia è possibile anche portarlo in feste private, se ci sa una piscina abbastanza grande, addirittura noi possiamo farlo anche in piscina. Ah, quindi diciamo non avete portiamo la moto, certo. È chiaro che la piscina deve avere una dimensione sufficiente, una profondità sufficiente, per poter chiaramente far girare, sì, la moto. Per quanto riguarda questo tipo di disciplina, ci sono anche esibizioni o gare o è sì, al momento ancora tutto? Sì, no, la disciplina proprio quest'anno è entrata a far parte del CONI, quindi ha aperto una federazione internazionale e inizierà con le prime gare ufficiali. Fino adesso sono state fatte tutte gare non ufficiali. Quindi, da quest'anno, dal 2016, invece all'interno del CONI verranno fatte proprio le gare di esibizione ufficiale. Noi facciamo anche delle esibizioni sia per quanto riguarda, non so, addi al celibato, piuttosto che feste, eccetera, eccetera, e ci esibiremo anche allo Yacht Med Festival, che è una famosa manifestazione che si svolge a Gaeta. Abbiamo fatto anche diverse manifestazioni, notti bianche, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, se qualcuno volesse venire a vedervi sul litorale sì, di Vindicio. Sì, sul litorale di Vindicio può venire non solo a vedere, ma più che altro può venire a provare, perché lo facciamo proprio anche per chi vuole avvicinarsi a questo sport o anche provare semplicemente per una volta l'emozione di volare. Perché, ripeto, è semplicissimo, quindi mi permetto di invitarti anche ufficialmente quando vuoi. Tu e lo staff siete sempre i nostri graditi ospiti per provare veramente un'emozione divertentissima. A volare sulle acque. Vi sentirete un po' come Iron Man per 20 minuti, e vi assicuro, però senza il rischio, insomma, di Iron Man, nel senso che siete nella massima sicurezza e serenità e divertimento proprio allo stato puro. Benissimo. Quanti siete a praticare questa disciplina? Noi siamo un gruppetto, diciamo lo staff vero e proprio, che è quello più assiduo e sempre presente all'interno della nostra associazione sportiva, è composto solo da 6 persone, però abbiamo già 75 nuovi iscritti che l'anno scorso hanno iniziato a provare questo sport, magari chi per una volta, chi per 5, chi per 3, però stanno iniziando a divertirsi. Quindi insomma c'è anche una discreta diffusione, perché sì, già 75 iscritti, sì, è un buon numero di partecipanti. Certo, tieni presente che molti chiaramente lo provano così per gioco qualche volta, non sono interessati per forza a farlo come disciplina sportiva, okay, che magari può essere complesso. Semplicemente vogliono provare questa nuova emozione, un po' come buttarsi dal paracadute se vuoi, però ripeto, veramente con rischi praticamente pari a zero. A zero. Sì. Per quanto riguarda la cosa peggiore che può succedere è che bevi un po' d'acqua di mare. Vabbè, quello diciamo e devi sperare che è pulita. Però per il resto diciamo che quello è quasi una, sì, una cosa. Per il resto, diciamo, rischi non ce ne sono per la persona, quasi nulli. Sebbene noi abbiamo tutte le assicurazioni del caso, certo, ovviamente. Per quanto riguarda invece i vostri prossimi eventi, mi dicevi sarete presenti allo Yacht Med Festival? Sì, quello che ti posso dire è sicuro e più vicino è lo Yacht Med Festival, in cui faremo una dimostrazione al giorno, in orari ancora da stabilire. E poi spero che verremo continuamente invitati a fare altri generi di manifestazioni di questo tipo, anche perché è un buono strumento pubblicitario, perché ti posso garantire quando ci alziamo già ai 5-7 metri si vede da lontano e tutti fermano le macchine, iniziano a riprendere quei telefonini, certo, i bambini chiamano i genitori, eccetera, eccetera. Anche perché comunque sia, trattandosi di una disciplina nuova, sicuramente incuriosisce il pubblico, sì, che si, sì, trova a passare di là. Sì. Benissimo. È ancora una cosa molto nuova e non è presente su tutto il litorale pontino, che noi sappiamo, da nessun'altra parte. Quindi possiamo una dire che c'è quasi una sorta, certo, di esclusiva. Sì, non ufficiale, di fatto. Beh, cioè, sì, sicuramente. Benissimo, ringraziamo Toto Magliozzi, invitiamo i nostri ascoltatori ad andare a curiosare questa nuova disciplina del flyboard a partire dall'inizio della stagione, ecco. Inizio di giugno, primi di giugno. Benissimo, benissimo. Grazie e grazie della partecipazione. Grazie a te. Parliamo di basket di Serie B. Torna alla vittoria il Basket Scauri, che dopo la sconfitta infrasettimanale contro la capolista Eurobasket Roma
Batte in trasferta 65 a 68 il Catanzaro. Boffelli, Bagnoli e Salvatori, tutti in doppia cifra, contribuiscono a portare a casa due punti importantissimi. Nel prossimo turno gli uomini di coach Sabatino ospiteranno la Stella Azzurra Viterbo, quart'ultima, a 18 punti. Tracollo dell'Oasi di Cufra, che esce sconfitta dal parquet di Roma, battuta 104 a 70 dalla Luis Roma. Gli uomini di coach Macaro resistono soltanto un quarto ai romani e poi devono cedere il passo alla maggior compattezza e concretezza della squadra universitaria. I ragazzi fondani cercheranno riscatto già dal prossimo sabato, quando a Fondi arriverà il Catanzaro. Continua la marcia di avvicinamento del Napoli Basket alla gara contro la capolista Eurobasket Roma, che ci sarà domenica prossima. I partenopei si sbarazzano del Maddaloni con una gara in cui i ragazzi di coach Di Lorenzo partono subito forte e incrementano il vantaggio con il passare dei minuti, chiudendo il match con il risultato di 81 a 58. Nel prossimo turno altro derby campano per il Maddaloni, che andrà ospite dello Scafati, che con Empoli e Scauri occupa la quinta posizione a 26 punti. In Serie C Gold torna la vittoria alla pallacanestro Fabiani, che batte la cestistica Civitavecchia con il risultato di 80 a 67, chiudendo in vantaggio tutte e quattro le frazioni. Vediamo il servizio e le interviste a cura di Giuseppe Capuano e Luca Masiello. Serviva una vittoria alla Fabiani dopo quattro sconfitte consecutive ed è arrivata. Battuta la cestistica Civitavecchia, una delle squadre più in forma del campionato, che veniva da cinque vittorie di fila. Gli uomini di Fabbri, ancora in attesa di poter schierare Evans, ritrovano un Tucker strepitoso con 35 punti e 18 rimbalzi e portano a casa due punti importanti in chiave playoff. Ma guarda, io oggi, onestamente, dopo che non era arrivata la notizia che pure oggi Tarrell non era possibile schierarlo, un po' di preoccupazioni ce l'avevo, perché è arrivata la seconda forza del campionato. È vero che noi nelle ultime partite abbiamo fatto delle grandi partite di cuore, e questa è la dimostrazione oggi di questa prestazione. Non è stata una vittoria tecnica, una vittoria di orgoglio, di cuore. Ragazzini in campo con una squadra nettamente più attrezzata di noi, anche se gli mancava alcuni elementi importanti, però anche a noi mancavano. Rotondo ha giocato infiltrato e l'ultimo quarto non so nemmeno ma ha fatto a fare quel canestro, e non riusciva a alzare il braccio. Quindi per noi è stata una vittoria importante dal punto di vista di atteggiamento. Questa squadra c'è e non ha mollato, ed è stata una cosa importante, che dopo tante sconfitte così riuscire a mantenere questo atteggiamento significa che hai coglioni. E soprattutto perché il Civitavecchia arrivava da 5 vittorie consecutive, quindi il trend era esattamente l'opposto. Questa squadra ha dimostrato di saper usare la testa nei momenti dove serve. Beh, su questo ancora dobbiamo lavorare molto, perché errori di ingenuità e palle perse da... l'abbiamo fatte, però purtroppo noi dobbiamo capire che in campo questa squadra, la maggior parte di loro la C1 non l'ha mai fatta, sono esordienti quasi tutti, tranne quelli un pochino più esperti. Quando hai il playmaker esperto Tancredi, che giustamente è infortunato, duri un pochino più fatica quando lo devi gestire e non lo puoi utilizzare appieno. Grande prestazione di tutto il gruppo, di tutta la squadra. Questa è una squadra che si allena bene, e queste sono le prime due settimane, riusciamo a allenarci in 10 dopo dall'inizio delle vacanze di Natale, quindi si cominciano a rivedere i frutti di quando si lavora insieme. Con questa vittoria, al di là di questi 40 minuti, forse si guarda con un po' più di fiducia anche alla sfida contro la corazzata Visnova, ancora in battuta. Sì, no, io penso una partita alla volta. Domenica andiamo là senza nessun problema, non dobbiamo aver paura di nessuno, come abbiamo sempre avuto. Giochiamocela a viso aperto, sperando che possa rientrare Tarrell e che possa usufruire i Tancredi a pieno. Allora sarebbe importante giocare così. Vedo tanti ragazzi, magari in altre società non avrebbero trovato spazio. Avere spazio per me è una grande soddisfazione, perché riesco a combattere con le corazzate con i ragazzini in campo, e questo per me è una grande soddisfazione. Oggi sconfitta meritata, non in questi termini, secondo me in questi termini, premia la grande determinazione dei ragazzi di Formia, perché sono stati molto molto più determinati di noi. Non vuole essere una scusa, perché non deve essere una giustificazione, però a me mancavano tre senior e uno junior, e due di questi ci stanno in quintetto base, perciò per infortuni e per influenza, ma
oggi rotazioni ridotte, ci siamo trovati con dei quintetti strani, infatti abbastanza anomali, abbiamo dovuto giocare tanto contro i lunghi per i falli che poi c'erano gli esterni, i cambi che c'ho. Mi dà fastidio aver preso 80 punti, perché noi siamo una squadra, la migliore difesa del campionato, prendiamo 60, ma loro gli 80 se li sono meritati perché ci hanno avuto una determinazione, loro su secondi e terzi palloni giocati hanno fatto, secondo me hanno fatto quelli la differenza. Poi al di là della percentuale del tiro da tre, che credo sia decisamente alta, oltre il 32% che è la media normale di forma. Noi non avevamo la stessa intensità, evidentemente abbiamo pagato un po' troppo le assenze, ma non vuole essere una giustificazione, perché domani li riporto in palestra e cominceremo, gli farò rivedere tutto quello che hanno fatto. In Serie C Silver, un metaformia non bello ma di sostanza batte il Club Frascati, il Basket Club Frascati, 79-72, ed allunga in classifica a più 8 sulle seconde e più 10 sulle terze. Vediamo il servizio e le interviste a cura di Luca Masiello. Continua la marcia trionfale del Metaformia Basketball, che al Palafavorcia, trascinato dal proprio pubblico, riesce nel finale a battere un Frascati mai domo fino all'ultimo giro di lancette. Buona la prova di Elio Scotto al suo esordio con 12 punti ed una prova di grande sostanza. Nei momenti di maggior difficoltà ha dato tranquillità ai compagni ed una sua tripla nella quarta frazione ha fatto esplodere il Palafavorcia. Con Elio Scotto e Angelo Odone. Elio, innanzitutto bentornato, un big match, un ritorno in una partita così importante, era quanto di meglio ci si potesse aspettare? Sì, da un certo punto di vista sì, a parte grazie per il bentornato. E l'esordio è stato veramente impegnativo, sapevamo che Frascati, sono già anni che sono sempre ai vertici della classifica, ogni anno provano a salire. Sono una diretta avversaria, squadra dura che non molla mai, in casa loro molto molto forti, fuori casa non si arrendono mai, quindi come esordio veramente impegnativo, però alla fine ci abbiamo messo tutto e l'abbiamo portato a casa. Per quanto riguarda te nello specifico, sembrava che stavi cercando di ingranare in tutti i modi, poi alla fine è arrivata quella tripla quasi liberatoria. Sì, diciamo che erano 3-4 tiri dopo quasi un anno, quindi c'era un po' di ruggine, diciamo. Diciamo che una volta era la tua specialità, quindi sembrava quasi attesa questa tripla. Era di solito quando si rientra dopo un lungo periodo, la prima cosa è non forzare, non entrare in paranoie varie che non si segna, perché può capitare. Capita quando non giochi, capita quando sei sempre, voglio dire, in forma e ti alleni costantemente, quindi il tiro quando c'è si prende e basta farlo con convinzione. Poi, a parte la tripla, c'è stato un momento in cui abbiamo fondamentalmente stretto in difesa, abbiamo preso più rimbalzi e quindi non abbiamo consentito loro secondi tiri. Rispetto all'anno scorso, che gruppo hai trovato? Ci sono differenze, cose in comune? Beh, sono quasi tutte in comune, poi io conosco già tutti, avevo già giocato, con Angelo siamo anche cresciuti insieme, quindi qui a Formia, conoscevo già tutti, Gatto 2 anni fa, quindi non è stato particolarmente difficile reinserirmi. E un gruppo forse certo un po' più giovane, in alcuni momenti si vede che non siamo abituati a fare delle partite così intense spesso, però analogie con l'anno scorso sono tante, quindi basta continuare così, fare allenamento seriamente e poi le cose vengono naturali. Angelo Odone, non ti abbiamo dimenticato, Scotto ha preso un po' la scena, giustamente, una partita molto importante, si è detto, in un turno dove si scontravano anche Fonte Roma Euro e Grottaferrata. Ora, in attesa di questo risultato siete volati via. Ma io penso che l'unico dovevamo vincerla e l'abbiamo fatta, poi gli altri risultati contano, però penso che abbiamo ammazzato il campionato. La prossima gara con quale spirito si va a giocare? È un derby, è una gara sulla carta, più che alla portata, quali sono i presupposti? Ma dobbiamo trovare lo spirito, più che altro dobbiamo iniziare a giocare bene, perché sono un paio di partite che le vinciamo perché siamo esperti, perché abbiamo carattere, però non siamo belli da vedere, quindi dobbiamo riconquistare quella bellezza di giocare a pallacanestro e continuare a vincere, perché dobbiamo per forza continuare a vincere. Forse un po' dovete ritrovare la voglia e il divertimento
di tornare in campo dopo magari un campionato che vi ha abituati bene in un certo senso. Quello è, perché comunque quando sei abituato a vincere sempre e bene, casomai ti trovi ad affrontare partite punto a punto e non sei abituato a subire la pressione, quindi casomai abbiamo dei ragazzi giovani che non sono abituati a questo e oltre anche alle difficoltà, perché oggi abbiamo giocato con una squadra di tutto rispetto. Coach Rocco, andiamo senza mezzi termini, la partita del Formia non è stata una delle migliori per il Formia, però era importantissimo vincere, mai come questa volta. Ma sì, sicuramente hai ragione tu, non è stata una delle migliori, però diciamo che noi partite di questo genere non ne giochiamo e la disabitudine a giocarle e stare sempre avanti contro tutti, che poi ci porta a non avere la giusta tensione psicologica quando si deve giocare una partita vera come questa. E voglio dire, non è colpa nostra che poi le altre partite siano così semplici, dove noi dilatiamo i punteggi facilmente e poi solo 3 o 4 partite all'anno sono così. Quindi direi che corretta la tua interpretazione, non è stata una delle migliori, però direi che abbiamo avuto la freddezza per chiuderla bene, abbiamo fatto quello che dovevamo al momento giusto e poi diciamo che loro nell'ultimo quarto non è che poi hanno giocato con la stessa faccia alta come avevano fatto nei primi 3 quarti, perché noi abbiamo alzato un po' la qualità difensiva e li abbiamo sporcati molto sul perimetro, abbiamo chiuso meglio l'aria, le chiusure dei tempi, i tempi delle chiusure in aria sono state migliori, i close out, cioè le chiusure dei tiri da fuori sono state migliori e direi che 48 concessi al primo quarto e solo 24, a prima, metà partita, solo 24 se non conto male. Quindi esattamente la metà concessi nella seconda parte. Avevi parlato di disabitudine praticamente in quest'ottica, senza ovviamente nulla togliere a tutti i componenti di questo roster che stanno facendo benissimo, un innesto, un ritorno, un cavallo di ritorno come quello di Elio Scotto, che è notoriamente un combattente, uno che lotta su ogni pallone, può essere una carica in più anche per l'intera squadra. Direi una garanzia. Anche se con una settimana di allenamento, ma Elio è un giocatore che ha giocato in categorie superiori, in B, in C, in nazionale, quindi voglio dire, anche se con pochissimo allenamento è uno giocatore di primissima qualità, di primissimo livello e soprattutto di grande mestiere, ha accompagnato la squadra quest'oggi anche avendo pochissimo, ripeto, lavoro fatto con il team, ha accompagnato la squadra con la saggezza, con l'equilibrio, con le scelte giuste, quindi direi ottimo innesto e ottimo esordio di Elio. Classifica che dice ora più 8 sulla seconda, attendendo lo scontro diretto tra Fonte Roma e Grottaferrata. Gli scontri diretti diciamo che stanno iniziando a diminuire e sembra spianarsi partita dopo partita questa strada. Sì, diciamo che adesso la strada è più in discesa, tuttavia non abbiamo tempo di gioire perché giovedì già si va a rigiocare, cioè l'infrasettimanale, ci sarà il derby e il derby, voi sapete, con il Gaeta costituisce sempre una partita con dei requisiti un po' diversi dalle altre partite, quindi diciamo che siamo soddisfatti, siamo contenti, abbiamo messo anche 2-0 la differenza canestri contro Frascati, abbiamo un margine sulla seconda importante, però l'obiettivo mio è fare il pompiere, dobbiamo gettare acqua sul fuoco, spegnere questo incendio di felicità, di gioia, ma dobbiamo rimanere con i piedi a terra. Apriamo la pagina del volley partendo dalla Serie B1 femminile girone D. Torna la vittoria alla Volley Terracina contro la Luvo Barattoli Arzanese. Le pontine devono ricorrere al quinto set per avere ragione delle campane, che dopo essere andate sotto 2-7-0 ritornano in gara vincendo il terzo ed il quarto set, ma devono arrendersi al tie break con le pontine che chiudono sul 15-12. Nel prossimo turno trasferta molisana per la Volley Terracina, che andrà a far visita all'Europea 92 Isernia, che segue le pontine a 2 punti. In Serie B2, girone H, sempre di volley femminile, tonfo della pallavolo Minturno, sconfitta in trasferta a Baronissi con il risultato di 3-0.
Un risultato che descrive con esattezza la differenza tra le due squadre. Buona prova delle minturnesi soltanto nei primi due set. Le ragazze di Mister Ciufo cercheranno il riscatto già dal prossimo turno, quando al Pala Borrelli arriverà l'Accademia Benevento, quintultima a 16 punti. In Serie C regionale, girone B, ottima prova di carattere della Marzocchi Fondi contro lo Sport Team Castello Nautilus, gara che le fondane si aggiudicano con il risultato di 3-0. Vediamo il servizio e le interviste. Mister Savastano, una partita mai stata in discussione, anche se nel secondo set insomma, le ospiti si sono fatte valere. Ogni tanto c'è stato un po' di calo di tensione, anzi meno male che è stato solo un po', perché nelle ultime partite un po' stavamo soffrendo questi alti e bassi e qualche volta ci è costato caro, perché qualche punto l'abbiamo perso per strada, quindi avevamo un vantaggio un po' più cospicuo sulla seconda e adesso ci ritroviamo solamente con un punto di vantaggio, anche se siamo sempre i primi. Oggi sì, e il secondo set, come ha detto, ha visto benissimo lei, e stavamo un pochettino scendendo un po' di ritmo, la qualità era peggiorata, però pian pianino poi ce l'abbiamo fatta. Il terzo set poi le ragazze hanno rimesso, diciamo, la testa a posto e hanno terminato in bellezza il set, quindi questa vittoria ci farà sicuramente piacere e morale, perché era un periodo, come dicevo prima, in cui non è che stavamo giocando veramente bene. E allora ecco, adesso un 3-0 sicuramente ti dà morale, ti dà più fiducia e più, e un pizzico di sicurezza in più. Dobbiamo dire che la squadra comunque nel momento di difficoltà è venuta fuori, ha giocato da capolista e si è fatta valere. Dovrebbe essere sempre così, giustamente. Questa è una giusta deduzione, sperando che sia così per tutto il campionato e per il proseguio. Quindi, però ovviamente noi non, cioè, sappiamo che si deve sempre un pochettino lavorare per migliorarci e speriamo che si continua così e speriamo bene per tutto quello che può essere il futuro. E il nostro fraintendimento di concludere il campionato nel migliore dei modi. Non abbiamo l'ossessione della vittoria a tutti i costi, perché bene o male molte volte non è quello. Abbiamo l'ossessione, è quella di giocare bene, questo sì. E allora bisogna allenarsi con umiltà, con pazienza e cercare di tirare il meglio dalle nostre qualità. A inizio campionato vi aspettavate una serie di risultati positivi, in effetti avete perso una partita soltanto. Ma la squadra sicuramente è una squadra che uno conosciamo bene, perché sono tutte, diciamo, la maggior parte ragazze che giocano con noi da diversi anni, quindi la qualità si conosce delle ragazze a livello poi del campionato di Serie C. Molte di queste sono già state reduce, abbiamo vinto 2 anni fa il campionato del C, quindi bene o male il valore è abbastanza buono. Certo, vittorie così, diciamo così, in maniera consecutiva non è che uno non se l'aspettava, sono sempre un qualcosa che non pensi che possa venire. Su 15 partite ne vinci 14, ovviamente non è che succede sempre una cosa del genere. L'unica cosa, l'unico rammarico è che proprio perché ne avevamo vinte, speravamo di non perdere quella, la tredicesima in realtà, perché ne avevamo vinte 12, poi la tredicesima con una squadra che ha giocato molto bene contro di noi, però non di alta classifica, e perdemmo 3-2 ad Anzio. Quindi sono gli errori che qualche volta, onestamente all'inizio, cioè, non ce l'aspettavamo per un motivo solamente, perché avevamo veramente dei grossi problemi a livello di infortuni. C'avevamo diverse ragazze che all'inizio non giocavano, la Mara Mancini, Francesca Rosati, stavano male. Ancora si tribola un po' con qualche infortunio, però adesso pian piano ci siamo ricompattati e è andato tutto bene. C'è stato, ho detto, il pizzico subito dopo Natale, qualche cosa, forse le feste ci hanno fatto perdere quel pizzico di concentrazione che avevamo, però adesso la stiamo recuperando e speriamo, ecco, di non perderla più nel corso della strada. Da queste sue parole deduco che pensate alla vittoria al campionato. Ma oddio, quando si fa un campionato, stai prima, fino alla fine, cioè, lotti per vincerlo, ma non ho detto come prima, non è un'ossessione la nostra che dobbiamo vincere a tutti i costi o la società ce lo impone, perché siamo partiti per vincere il campionato. Noi siamo partiti per fare la nostra bella figura, la nostra dignitosa figura. Ovviamente ci troviamo prima, cercheremo di lottare e di tenercelo stretto e lottare a denti stretti, quindi non è. Poi se arriverà,
direttamente, ben venga, perché praticamente non faremo un mese di pull promozione di playoff. Se poi dovremo fare la pull promozione, vorrà dire che ci dovremo sobbarcare un altro mese di lavoro e sperare poi lì di vincerlo. In qualche modo vediamo quello che riusciamo a fare. Però ho detto, non è un'ossessione, vogliamo continuare a giocare bene, ad accontentare un pochettino il pubblico che ci segue, visto che ne viene abbastanza numeroso, e sono contento di quello che fanno le ragazze. Presidente Iannitti, una bella vittoria, continua il cammino della squadra, insomma, in questo campionato, continua in maniera positiva? Continua in maniera positiva, anche se ultimamente alcuni risultati di 3-2 ci hanno accorciato la classifica, e quindi il primo posto non è assolutamente facile, come poteva sembrare agli altri, non a noi, che non abbiamo mai creduto o sperato di strafare in questo campionato. Certo che all'inizio non pensavamo che a questo punto di essere i primi in classifica. È una gara che facciamo con noi stessi, soprattutto le ragazze con loro stesse, per vedere quali capacità hanno e dove possono arrivare. Noi ultimamente siamo già saliti più volte con le ragazze in B, quindi non era una nostra prima ipotesi, era già il quinto posto, poteva essere soddisfacente perché ci avrebbe dato la possibilità di giocarci i playoff. A questo punto i playoff ritengo che siano sicuri quasi al 100%, quindi il risultato è già buono. Quello che verrà ci prenderemo, sperando che le ragazze facciano bene, soprattutto per loro, che dimostrino di valere. Sentivamo il mister, infatti ci diceva che questo risultato di 3-0 fa morale rispetto a qualche risultato meno netto nelle giornate precedenti. Certo, infatti abbiamo giocato tre volte 3-2, di cui uno perso, e francamente, come accade nella pallavolo, un risultato in cui si è un po' incerto ti toglie la sicurezza che avevi precedentemente. Speriamo che queste sicurezze, con dei risultati positivi, possano tornare, le ragazze rigiochino a memoria. Stasera mi è sembrata una partita buona, a parte qualche momento, qualche piccola defiance, ma mi è sembrata all'altezza della prima parte del girone d'andata, insomma. Quindi le vittorie fanno morale e danno sicurezza, speriamo che sia così. Nel prossimo turno le ragazze della Marzocchi Fondi andranno in casa del fanalino di coda desktopvirtuale.it Prometeo. In Serie D femminile, girone C, pronostico rispettato per la futura Terracina che batte 3-0 la System Tech Isola Sacra, un risultato che alla luce dei parziali chiusi dalle pontine a 14, 12 e 14 dimostra la netta differenza in campo fra le due squadre. Impresa non riuscita invece per la pallavolo minturno di mister Dacunto contro la Giovolley Aprilia. Le ragazze minturnesi si fermano dopo un tie break equilibrato e chiuso sul 14-16 dalle ospiti. Dopo l'ottima prova messa in campo, le ragazze minturnesi saranno attese da un'altra importante gara. Nel prossimo turno le ragazze di mister Dacunto affronteranno in trasferta la capolista, proprio la futura Terracina. Passiamo ora a parlare di atletica leggera. Si sono corse nello scorso weekend due importanti gare che le nostre telecamere hanno seguito: la settima edizione della Corris Perlonga e la Curren Curren di Caivano. Vediamo i servizi e le interviste ai protagonisti. Si è tenuta a Caivano la seconda edizione della Curren Curren, organizzata dall'Atletica Caivano. La gara ha visto in assi di partenza circa 1300 partecipanti. La vittoria finale è andata a Ismail Ladim dell'Opes Caivano Runners, che ha chiuso la 10 km in 31 minuti e 30 secondi, e a Malika Ben Lafir dello stesso team Opes con il tempo di 36 minuti e 34 secondi. Infine, la classifica a squadre ha visto primeggiare la podistica frattese. Seconda edizione della Curren Curren da Caivano, grande organizzazione da parte dell'Atletica di Caivano di Vincenzo Cilento. Ci rinnoviamo con 1300 iscritti nonostante il maltempo dell'anno scorso, la gente è ritornata con fiducia e penso che oggi il sole bacia i belli e noi siamo tutti qui. Giuseppe Sacco, presidente regionale Opes Italia, oggi in veste di organizzatore, di coadiuvatore e grande amico di Enzo Cilento. Sì, intanto buongiorno alla città di Caivano.
un bel evento, sicuramente un grosso numero di partecipanti, e c'è un po' di preoccupazione per questo fatto qua, ma sicuramente lo staff organizzativo sarà all'altezza di portare avanti il compito nel migliore dei modi. Ancora un grande successo Opes, Peppe. Ma sì, diciamo che in Campania l'Opes sta lavorando bene, ce lo riconoscono pure a Reggio Emilia. Vincenzo Celiento, 1300 amici hanno detto presente alla tua gara, è stato un bellissimo spettacolo tra cielo e terra. Sì, è stato un bellissimo spettacolo con Caivano, siamo riusciti a portare 1300 persone, ma il nostro obiettivo che abbiamo raggiunto è la gara dei bambini, portare anche 250 bambini per far conoscere questo sport e per inserirli in questa disciplina che è l'atletica leggera. È una grande soddisfazione da noi e da tutta l'atletica Caivano. Un in bocca al lupo a tutti, grazie. Ismail, fresco sposo, auguri e bella vittoria qui a Caivano. Grazie, oggi è stata una bellissima gara, prima gara per me qua. Io sono contento, ringrazio l'organizzazione, ringrazio il mio sponsor Mondial Service, grazie a voi. Peppe Soprano, secondo quest'oggi, ma io ti vedo in forma sulla via per le gare che arriveranno in primavera. Sì, sono in ottima forma e volevo innanzitutto ringraziare il presidente Vincenzo Celinto per aver organizzato questa gara. E innanzitutto questa gara fa sì che lo sport in Campania vivrà e vivrà per sempre. E vi aspetto il 1° maggio da Terra Terra, mi raccomando, in numerosi e presenti come sempre. Terza al traguardo, com'era il percorso e correre in mezzo a tutta questa gente? Perché oggi Caivano è stata una grandissima festa. Buongiorno a tutti. Devo dire complimenti all'organizzazione, all'organizzatore e a tutti i cittadini di Caivano che sono anche stati molto accoglienti. Il percorso è perfetto, mi è piaciuto, abbastanza pianeggiante. Direi una gara perfetta anche per ricominciare, perché per me questo è un rientro. Tanta emozione alla partenza, 1300 erano, e mi è piaciuto sentire le tue parole. I cittadini onesti sono in strada, oggi Caivano ha risposto presente e in grande stile. Sì, oggi la mia città dove sono nata ha risposto positivamente a questo invito di dedicare questa corsa con 1300 atleti all'associazione Noi Genitori di Tutti, di cui io sono membro, purtroppo un'associazione nata per morti di bambini oncologici. Noi ci siamo, io ci sono sempre, le nostre mamme ci sono da sempre, gridiamo il diritto alla vita. Questa manifestazione di oggi non ci conferma altro che noi abbiamo dei perfetti stili di vita, quindi i nostri amministratori, politici, insomma regionali, provinciali, non devono fare altro che resuscitare questa terra che ha subito tante violenze. Noi ce la stiamo mettendo tutta, gratis, tutti i giorni, anche loro si devono decidere a fare la loro parte, perché noi già stiamo facendo tanto come semplici cittadini. Nella regione Lazio sono stati circa 800 che hanno dato vita alla 7ª edizione della Corrisper Longa, gara podistica del circuito del Grande Slam Tappa Oro. La classifica finale vede vincitore per il secondo anno consecutivo Carmine Buccilli della SD Corri al Vito, seguito dall'algerino Tayeb Filali della SD Centro Fitness Montello e terzo Giorgio Calcaterra della SD Calcaterra Sport. Per le donne, prima classificata Laura Chimera della SD We Run Latina, seconda Roberta Andreoli della SD Podistica Avis di Priverno e terza Claudia Leandri della SD Atletica Amatori di Velletri. Presidente CONI Lazio, Riccardo Viola, a Sperlonga per una manifestazione podistica che ormai è diventata una grande realtà nella regione Lazio. Beh, credo che sia, buongiorno, un bel momento. Giornata stupenda, il sole, posto meraviglioso, panorama bellissimo, una competizione podistica che è sotto e collegata a un ente di promozione che ha uno slogan Sport per Tutti. Credo che per chi rappresenta lo sport in questo territorio sia una bella giornata di sport. Sono quelle giornate dove, al di là dell'impegno agonistico, e qui si vede quante persone danno il massimo,
è il messaggio che parte da questa competizione, nel fatto di fare tutti sport, fare in maniera tale che l'attività motoria dai bambini ai più grandi, l'attività agonistica, ci appartenga sempre di più. Luca D'Agostino, presidente dell'associazione Sperlonga Eventi, che organizza la Corri Sperlonga, arrivata alla 7ª edizione e siamo al traguardo finale. Bene, sì, un grande successo, 700 e passa atleti alla partenza, siamo nella fase di ultimazione delle classifiche finali, abbiamo soltanto i parziali dei primi maschili e femminili, le società siamo in attesa della definizione, devo dire una grande giornata di sport, spettacolo, divertimento, accompagnata da un tempo fantastico. Giorgio Calcaterra, pluricampione del mondo a Sperlonga per l'ennesima volta, perché ormai sei legato a questa gara. Sì, una gara devo dire che mi ha conquistato, sia per il percorso che è veramente bello, sia per l'accoglienza, proprio per la città che è un gioiellino, per tutto insomma. Quindi questa credo sia la mia quarta partecipazione, da quando l'ho cominciato a fare non l'ho mai lasciata, tranne un anno ma per infortunio, quindi devo dire 10 lode a questa gara che è stata sotto tantissimi punti di vista stupenda, e poi non ultimo oggi anche la giornata è stata bella, quindi... Laura Chimera è la vincitrice per quanto riguarda le donne della 7ª edizione della Corri Sperlonga. Le tue impressioni? Le mie impressioni molto positive, e per me è stata la prima volta qui a Sperlonga e sinceramente pensavo di impiegarci più tempo, ma ho impiegato mi sembra 38 minuti e 54, è il tempo che ho visto quando sono arrivata all'arrivo, e per me è una grande soddisfazione. Come hai trovato questo percorso dal punto di vista podistico ovviamente? E l'ho trovato abbastanza veloce, e tranne l'ultimo tratto, gli 800 metri in salita, che sono stati abbastanza intensi. Paolo Lancerini è direttore tecnico della Sperlonga Eventi, l'associazione che organizza ormai da 7 anni la Corri Sperlonga. Siamo al traguardo, è finita questa 7ª edizione, il risultato? Il risultato è sempre positivo, da 7 anni proponiamo questa gara in questo borgo meraviglioso, si possono dire 7 anni di successi, ogni anno miglioriamo sempre di più l'accoglienza degli atleti, che è quello che ci interessa di più, che si divertono, che trascorrono una giornata al mare e che fanno dello sano sport all'aria aperta in un comune che possiamo dire che è una delle perle della zona, per cui grandissima giornata di sport, tutti col sorriso, tantissimi complimenti per il percorso e per l'organizzazione. Più di così, abbiamo uno splendido sole che ci bacia oggi, per cui non possiamo chiedere di più da questa giornata. Adesso facciamo le premiazioni e poi che sia una giornata di divertimento, magari un bel pranzo in riva al mare che non guasta. C'è un grande staff di ragazzi che aiutano a far sì che questa edizione o come qualsiasi edizione per poi venga. Per poi organizzare giornate come queste con 700-800 persone al traguardo, ci vogliono un sacco di persone che si mettono a disposizione. L'amministrazione fa la parte sua con i vigili, con i ragazzi poi della Nettezza Urbana che troveranno un po' da fare domani mattina, però tutti assieme riusciamo a fare questi grandi eventi, tutti danno un contributo e vengono fuori delle grandi giornate di sport. Carmine Buccilli per il secondo anno consecutivo vince la Corri Sperlonga, le sensazioni per questa nuova vittoria nell'edizione 2016? Beh, sensazioni positive, ho migliorato il tempo dello scorso anno di un 31 secondi, quest'anno la concorrenza era più agguerrita, con atleti di fama internazionale. E percorso impegnativo ma allo stesso tempo spettacolare, con passaggio praticamente sul mare, e poi una bella giornata di sole, tanti amici, e è andata bene. Qual è adesso il tuo futuro dal punto di vista sportivo? Beh, dovrei fare qualche mezza maratona e poi metà aprile la maratona di Rotterdam, dove proverò a migliorare il mio tempo di 2:16:45. Per le immagini della Corri Sperlonga ringraziamo per la collaborazione gli amici di Canale 7. Questo era il nostro ultimo servizio, sperando di avervi dato il miglior servizio possibile sullo sport della nostra zona. Vi invitiamo a rimanere collegati sulle nostre frequenze di Telegolfo RTG e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. We'll be right back.